Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati se siete già iscritti, se no è il momento di farlo, basta un clic con il ditino, tanto è gratis, non ci costa niente. Ma di cosa parliamo oggi? Allora, prima di tutto ringraziamo tutte le persone che hanno guardato i miei nuovi video che sto facendo sui film e quindi sul mondo del cinema. E oggi di cosa parliamo? Si cambia ragazzi. Esatto, ho deciso di fare anche delle puntate legate alle serie TV. Esatto, perché oggi siamo nel 2024, abbiamo le piattaforme di streaming, Netflix, Disney TV, Warner Bros, Prime Video, c'è veramente di tutto. Sky che è passato dal parabole, è arrivato nei nostri televisori anche lui streaming. Quindi ho pensato, visto che io ho abbonamento Netflix, sicuramente non sono sponsorizzato, è solo un video da appassionato di cinema e nient'altro, una persona che investe del proprio tempo per portarvi qualche contenuto. Quindi mi raccomando, registratevi al canale e allungate il ditino, dai, un bel mi piace, me lo merito, spero di sì. Allora, battute a parte, ho deciso di fare quindi un video dedicato alle serie, spero che sia il primo. Comunque sul canale c'è una playlist cinema da qualche giorno dove trovate dentro le prime puntate legate al cinema e anche queste legate alle serie TV. Ma passiamo subito alla prima serie TV, direi di sì, basta chiacchierare Andrea, è arrivato il momento di andare a vedere le serie TV che io ho visto e inizio a consigliarvi. Iniziamo con le prime tre, forza con la prima. Lo scienziato Walter Bishop ama il rock, gli animali domestici, ricreato in laboratorio, i biscotti, ti piace la torta al caffè, mentre cerca di capire cosa c'è nella testa delle persone e come viaggiare tra universi paralleli. Quindi il signor Jones in teoria è evaso teletrasportandosi. Il nostro mondo è in pericolo, la scienza di confine è l'unica risorsa per poterlo salvare. È la mia ultima occasione. Un solo mondo sopravviverà e sarà il nostro mondo o il loro. Un mondo parallelo. La reazione a catena è partita. Mi ha chiesto di dirle che è intrappolata nell'altro universo. Uno schema preciso. Chi sono queste persone? Che genera avvenimenti inspiegabili. Io e lei abbiamo interferito con il corso degli eventi. Io non appartengo a questo mondo! Spettacolo, eh? Io dico di sì. Il nuovo X-File. Yes. Allora, come avete visto, introduzione che avete qua di fianco, Fringe, uscita nel 2008. Io lo sto vedendo molto in ritardo, lo ammetto, bisogna anche dire le cose come stanno. Grazie ad Amazon Prime Video, perché in questo momento qua avevo questa opzione di un mese e mi sono messo a guardare Fringe, veramente bello. Se amate avete amato, perché stiamo parlando del passato, per essere precisi, X-File è il giusto mix di fantascienza paranormale, girato in Massachusetts. Come avete visto nei video, nel piccolo frammento di video che vi ho postato, una parte dell'FBI che si occupa di queste, come era X-File all'epoca, fenomeni paranormali, quindi viaggi nel tempo, cose strane, veramente bello. 5 anni di serie TV che oggi potete vedere su questi due canali che vi ho segnato sotto in basso nel video, veramente valida. Spero che se non l'avete vista dagli un'occhiata, se l'avete già vista, mi dispiace, e fatemi sapere nei commenti se il mio consiglio vi è servito. Passiamo alla seconda serie TV, direi di sì. Bene ragazzi, anche questa ne vale assolutamente la pena. Griselda Blanco, uscita all'inizio del 2024, mi sembra gennaio, su Netflix, per il momento in esclusiva loro. 6 episodi, sono pochi ma veramente avvincenti, secondo me ne vale la pena. L'avete già vista? Io l'ho vista per caso, uno di quelli che scannerando, trac, mi sono fermato e zac, ne è valsa la pena. Dopo un'oretta avevo già capito che poteva appassionarmi. È stata girata a Los Angeles e classica storia di trafficanti di droga dove si ammazzano tutti per raggiungere il top del potere. Chiaro, sono abbastanza simili come trama questa tipologia di storie qui, che poi rispecchiano la realtà di chi è che prende questa strada. Guadagni facili e grossi problemi, se non che la morte. Quindi fatemi sapere se l'avete vista. Avvincente, sì. Io dico che ne vale la pena. Però, sapete, è anche un po' un discorso di questione di gusti. Di serie TV, si può dire, come di film, ce ne sono tantissime. Fatemi sapere piuttosto quale piacciono a voi, che magari nel prossimo video legato alle serie TV vedo di portare qualcosa che piace anche a voi e ne parliamo assieme. This is such a bad song. Shite.
powerful. So am I. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Preacher. Where is he? Your boyfriend's got a bloody superpower. Hold to your guns. There's all kinds of folks going to be coming out after that. I got a power inside me. I can command anyone to do my bidding. You two hold hands. That thing ain't even fun. That's kind of fun. God had left heaven. I'm gonna find it. Questa serie che vi porto, che dico veramente valida, Preacher. Preacher. Un predicatore, un prete. Allora, serie uscita nel 2016 in America, 4 stagioni, arrivata non da molto da noi, ora è disponibile su Netflix, io l'ho vista lì, spettacolare, irriverente, sicuramente diversa da tante altre, molto movimentata, non dormirete un minuto, ne vale veramente la pena, bella classica che arriva alla fine della puntata e dite guardo la prossima perché mi è piaciuta. Ecco, vi trasferirà questo. Questa è stata la mia prima impressione e quindi mi permetto assolutissimamente di consigliarla. Nella storia il nostro predicatore incontra Genesis, che è una forza soprannaturale che gli entra dentro e gli dà dei poteri soprannaturali che rendono tutta la storia veramente avvincente. Fatemi sapere se vi è piaciuta. Dai, siamo arrivati all'ultima serie. Purtroppo non ho trovato un trailer in italiano da farvi vedere, se no ve l'avrei mostrato. È in italiano, naturalmente su Netflix, e così ve la gustate belli tranquilli senza dover diventare matte a cogliere tutte le parole in inglese oppure in lingua originale, sta a voi la scelta. Allora, spero vi sia piaciuta questa puntata, la prima che è legata alle serie TV sui nostri canali in streaming che tutti ormai bene o male avete in casa con i vostri abbonamenti. Se avete qualche serie TV da consigliarmi o che volete vedere nel prossimo video, scrivetemi nei commenti di YouTube, sarà mio piacere presentarla sul vostro consiglio. Un abbraccio a tutti da Andrea, ci vediamo sicuramente alla prossima puntata. Registratevi al canale e avanti col ditino. Ciao ragazzi!